Per anni è stato esposto all'amianto e alle polveri e fibre che venivano veicolate nell'abitacolo di guida provenienti dal vano motore e sistema frenante, ed è per questo che dopo una lunga battaglia l'INAIL ha riconosciuto la malattia professionale di mesotelioma pleurico di un autotrasportatore di 61 anni, dipendente di una ditta di trasporti di Gubbio. Inizialmente l'Istituto Nazionale aveva negato l'eziologia professionale, ma grazie al lavoro svolto dall'Osservatorio Nazionale Amianto, che con il presidente avvocato Ennio Bonanni ha prodotto una copiosa documentazione tecnica e giuridica, il 61enne ha ricevuto anche il certificato di esposizione all'amianto per l'intero periodo di lavoro fino al 31 marzo 2024. È molto importante acquisire tutti gli elementi documentali e probatori da fornire all'ente previdenziale INAIL al fine di istruire la pratica e ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della malattia. Questo è molto importante sotto tanti punti di vista, prima di tutto sul dato epidemiologico e poi per far emergere le condizioni di rischio, in questo caso degli autotrasportatori come degli autisti, di cui spesso si disconosce la potenziale capacità delle fibre di amianto utilizzate in questi grossi mezzi, anche nei ferodi dei freni e delle frizioni, nelle marmitte, nelle coibentazioni. È quindi molto importante non solo per la vittima, perché in questo caso è ancora in vita e quindi può praticamente beneficiare della prestazione previdenziale, ma anche perché siano evitate per il futuro queste condizioni di rischio e quindi determinare l'insorgenza di queste malattie. Il lavoratore ugubino otterrà da INAIL di Perugia la costituzione della rendita diretta e dall'INPS l'adeguamento dei contributi per un periodo di 40 anni che si sommeranno a quelli già maturati con anticipazione del trattamento pensionistico e maggiorazione della pensione. Una decisione molto importante perché il mesotelioma pleurico è una gravissima malattia che colpisce in maniera drammatica il settore degli autotrasportatori. Risultano essere stati censiti 852 casi di mesotelioma dal 7° rapporto del Registro Nazionale. Come Osservatorio Nazionale Amianto purtroppo dobbiamo segnalare un continuo aumento dei casi di mesotelioma, di tumore del polmone, della laringe e del tratto gastrointestinale, oltre che l'asbestosi, che sono l'effetto dell'uso dell'amianto, purtroppo massiccio fino all'entrata in vigore della legge 257 del 92 e con una lenta bonifica negli anni successivi. Questo è un caso molto importante anche perché l'INAIL in Umbria si avvia al riconoscimento amministrativo di queste malattie, almeno per questo caso abbiamo aperto una certa breccia per il riconoscimento senza l'azione giudiziaria, e questo è molto importante, anche perché poi con il riconoscimento dell'INAIL si può agire anche nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento degli altri danni, di tutti i danni, e anche per l'azione di danno dei familiari che subiscono un pregiudizio dalla malattia e in molti casi, purtroppo in alcuni casi, della morte. Ricordo che l'amianto purtroppo uccide quasi sempre.